Dottoressa Mariangela Morlando, ci parla un po' della sua ricerca sulla SLA. Sì, allora, noi in laboratorio quello che cerchiamo di fare è capire i meccanismi molecolari che sono alterati in cellule derivate da pazienti SLA. Queste cellule sono cellule staminali indotte, quindi riprogrammate da cellule di fibroblasti provenienti da pazienti, che vengono coltivate in laboratorio, differenziate a motoneuroni, in cui cerchiamo di capire in particolare se molecole di acido ribonucleico, le RNA, sono alterate, con lo scopo è trovare nuovi target terapeutici da poter utilizzare eventualmente in, appunto, in una futura terapia come farmaco, soprattutto per la cura di quelle forme di SLA che non sono genetiche, forme di SLA sporadiche. Oggi è ospite del liceo scientifico, ha ricevuto una targa anche dal sindaco, ha spiegato ai ragazzi la sua carriera universitaria, accademica, e ha anche parlato di un'opportunità per gli studenti che è quella della scuola della Sapienza. Ce la spiega meglio questa? Sì, la Sapienza ha una scuola superiore chiamata Scuola Superiore di Studi Avanzati, o SAS, è l'acronimo. Questa scuola si propone di valorizzare l'eccellenza dei ragazzi che escono dal liceo e non solo, anche di studenti già iscritti in Sapienza, e punta all'interdisciplinarietà, che è fondamentale per poter raggiungere alti livelli in ciascun campo. Quindi gli studenti del liceo possono iscriversi a questa scuola superando delle prove in un concorso pubblico che si tiene a settembre. Naturalmente devono poi iscriversi a Sapienza e oltre appunto l'opportunità personale di poter interagire con le eccellenze anche a livello di professori e seminaristi che ci visitano periodicamente, hanno l'esenzione dalle tasse universitarie, hanno la possibilità di usufruire di un alloggio gratuitamente e la possibilità di usufruire di borse di studio per dei brevi periodi all'estero, quindi per sviluppare dei progetti di ricerca mirati. Ecco, lei ha svolto tanta attività anche all'estero, ci spiega quanto è importante questa formazione per i nostri ricercatori italiani? Per i ricercatori, ma in qualsiasi ambito di lavoro, l'esperienza all'estero è formativa al 100%. Apre la mente, soprattutto si viene a contatto con un ambiente lavorativo e intellettualmente completamente diverso dal nostro, e soprattutto ti fa sentire cittadino veramente del mondo, non solo insomma, cittadino italiano o cittadino del posto in cui normalmente si lavora. Questi contatti che poi uno ha all'estero nel periodo di ricerca vengono naturalmente mantenuti grazie alle tecnologie che abbiamo a disposizione oggi. È importante frequentare congressi all'estero a livello internazionale perché naturalmente lo scambio continuo di idee tra laboratori diversi con l'utilizzo di tecnologie diverse è fondamentale per il raggiungimento poi degli obiettivi di ciascun ricercatore.